Dopo circa un mese di attesa siamo giunti al giorno fatidico. Ila sta arrivando con la sua Ford Fiesta. Le pellicole sono arrivate ieri. È tutto pronto, raga. Oddio, che emozione. Oddio. Pronti? Sì. Sei pronti? Tu sei pronto? No, non sono pronta. Allora, la pellicola è arrivata giusto ieri, quindi devo ancora scartare il tutto. La spacchettiamo insieme? Ah, Leo, subito così. Sì, questo allora. Lei ringraziamo, questo qua ringraziamo APA solito, che è super disponibile. Ieri il titolare di APA sì. È arrivato, ci ha portato il materiale. Oddio, ok, questo è uno. Questo è quello più sobrio. Oddio. Questo è quello più sobrio. E non è sobrio! Ok. E lui, che è chiusura sono stagna. Per quello. Questo qua è chiusura stagna proprio. Facciamo tipo Maria, vuoi aprire quella busta? L'apriamo? Apriamo? Apriamo la busta? Vai Maria. Camuffato. Oddio. Dai, no! Un guardo. Ti provo che devi parlare. Cucane. Non guardare. Dai che vedo la tua reazione. No, no. Non guardare. Bello già il tuo. Vado, mi devo girare? Se vuoi. Quando vuole. Mi giro? No? No, sto! Oh mio Dio! Aspetta, vediamo perché... No, sto male. No, ma guarda i vicini! No, sto male. No, no, raga, io sto tremando. Secondo me ci sono da capire quale vuoi di più. Allora, perché all'inizio volevo prima questo e poi questo. Perché facciamo un passo indietro che non lo sanno, secondo me. Ok. Cioè, loro hanno visto qualche storia con sì, due colori, quindi niente. Non sanno nulla. Poi abbiamo fatto 152 simulazioni. Perché sono un'eterna indecisa. Esatto. E siamo arrivati a forse un dunque. Forse. Forse. Dobbiamo decidere tutto adesso. Però. Quindi, i colori sono questi. Sì. Prendiamo l'immagine così facciamo vedere anche a loro. Va bene, sì, siete pronti? Ok, come dicevamo abbiamo fatto qualche step durante la parte di pensiero del wrap. Siamo partiti da una cosa un po' più spot, come abbiamo detto, esatto. E siamo arrivati a una cosa un po' più sport. Penso che l'idea finale secondo me sarà più su questa, quindi senza i dettagli neri opachi o esatto. Neri lucidi. Terrei solo i due colori che abbiamo visto che già sono tanta roba. Valuterei eventualmente solo se questo taglio magari farlo molto più avanti in modo tale da avere tutto il posteriore con questo colore sobrio. Però io direi per fare una cosa molto interessante. Noi non vediamo niente, tutti fidi di noi. Oddio. No. Sì, no, va bene. No, mi fido di voi. Quindi direi, questa è l'idea di partenza. Oddio, fate voi. Noi ci vediamo mercoledì. Che ansia. Almeno c'è un po' più di tempo. So che il prologo non è stato dei più chiari, ma sono qui apposta per chiarirvi le idee. Come dicevamo ieri, Ila circa un mese fa è venuta da noi in Wrap Lab con un'idea, l'idea di realizzare un wrapping completo sulla sua auto. Ma io direi, ora portiamo a lavare l'auto e poi vi spiego meglio i dettagli. Quindi, come dicevamo, Ila è arrivata in Wrap Lab con la voglia di wrappare, ma con le idee un po' confuse, in quanto anche lei si definisce eterna indecisa. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito i colori quando eravamo insieme negli uffici. E poi abbiamo studiato diverse grafiche con le quali andare ad applicare appunto questo nuovo wrap. E raga, davvero ieri non scherzavo quando vi dicevo che abbiamo fatto una marea di simulazioni. Pensate che siamo partiti dal pacchetto della Fiesta replicato sulla Ford Fiesta, quindi la briochina, e siamo arrivati ad una cosa un po' più sportiva che sarà poi il progetto finale. E ovviamente, come ben sapete, non lasceremo nessun dettaglio al caso. Andremo a fare magari anche i fari scuri davanti, posteriori, qualche chicca qua e là, ma io raga non vi dico altro perché vi stiamo spoilerando già troppo. Continuate a vedere il video per saperne di più. Macchina lavata e preparata, smontata nel dettaglio, partiamo col progetto. E partiamo subito con un bello oscuramento in PPF per i fari anteriori, quindi protezione e anche un bel effetto, perché comunque l'oscuramento piace sempre. Questo perché lo facciamo subito? Perché oggi è giovedì e sabato mattina ci sarà una piccola sorpresa durante le riprese, ma non vi anticipo altro, quindi continuate a vedere il video. Mentre Andrea fa i fari, io andrò a smontare il diffusore posteriore, perché come avete visto ieri sarà da sostituire con un pezzo più tuning.
had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm perfect to... E mentre i nostri ragazzi finiscono i fari anteriori e posteriori, fra l'altro piccola chicca, non ve l'ho detto prima, siamo andati ad oscurare i fari posteriori, belli cazzuti, belli scuri come piace a noi, ma abbiamo lasciato la gemma bianca per dare ancora più contrasto, perché poi qui sarà tutto cromato, fluorescente, no, fluo no, laserato. Adesso io comincio col wrap, cominciamo a preparare tutte le varie parti del mezzo e sono curioso di farvela vedere. Come avete visto dalle immagini, abbiamo completato entrambe le fiancate con il rosa cromato laser. E voi vi chiederete come mai anche la porta davanti, che poi va fatto azzurro? Molto semplice, perché per evitare di fare 18 sormonti diversi facciamo tutta la base rosa e poi metteremo solo le strisce azzurre. Partiamo con il tetto, antenna già smontata, ci rimane poi spoiler e baule da finire. Domani mattina, raga, stai tuned, tu che stai guardando stai tuned, perché ci sarà una sorpresa. Seguimi sul sito Bianco Azzurro. Promesso, oggi sabato mattina andremo a wrappare il resto dell'auto, ma non lo farò io, farà lei. Sì, non vedo l'ora. Ovviamente, raga, abbiamo detto no spoiler per Ila, quindi la macchina è stata totalmente coperta. Vedrà forse un pezzettino qui di montante, oh! Questo lo faccio vedere. Perché dobbiamo fare il cofano, quindi per forza di cose, se no neanche questo gli avremmo fatto vedere. Copri, copri, copri. Bene, quindi sei pronta a wrappare? Sì, pronta, non so neanche da dove si... Hai dei precedenti? Quelle delle moto? No, ho attaccato adesivo. Adesivo, ok. Pronti quindi, attrezzi del mestiere alla mano, io ti nomino wrappatrice ad onore. Grazie. Cosa bisogna fare secondo te? Aspetta. Da dove si parte? Si lava la macchina. Ci siamo, sono sul pezzo. Sì, qua ci siamo. Conosci New Martina? Chi? È presente con le TikTok. Grazie. Ah, sì. Aspetta, fammela fare. Ma che fa? Pam, 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 così fa. Fin qui è facile, dai. Tu pensa che questa è una delle parti fondamentali per la buona riuscita di un wrap? Perché ovviamente se sotto... è tutto sporco, capisci che hai una macchina che esce con i puntini. No, qua c'è un pallino. Allora, tiriamo 1,70 m. Ma non volete assumermi? E vediamo come va la prova. Questa è la prova, questa è la prova. La prova assunzione. Spellicoliamo tutto, appoggiamo pure senza troppo impegno. Signor santo. Ah, così è facile, è fatta? Pure. È un lenzuolino. È stata assunta nel frattempo perché ha superato già la prima prova. Molto meglio. Esatto. Vuoi provare? Provare che? No, non mi dici niente, in che senso? Prima non vuoi provare? Assunza. Sei assunta? Io provo, vai, vado. Tanto la macchina è mia. Allora, hai qui a disposizione una spatola. Vieni, vieni, vieni. Un guanto professionale. Ok, vado. Due mani. Due mani, ce le ho. E puoi andare. Procedo. Adesso, non prendetevi per il culo, eh. Alzo. Spatola. E faccio così. Ok, ci può stare. Mi piace. Voto... yes. Migliora la mia tecnica. Allora, il concetto c'è. L'unica cosa che ti direi, visto che dobbiamo fare metà cofano, alzo per tutto. Semplicità, per semplificare le cose, alziamo metà, due mani, tiriamo forte. Sì. Tira, forte. Ok, appoggiamo. Io farei già la stessa cosa dall'altro lato. Tiro di là. Ok, tira forte. Ok. Tutta quella parte qua, volendo, possiamo andare a schiacciarla, perché come vedi, lei non attacca. Ok. Okay. Spatolina alla mano e inizio. Ci sono le bollicine sotto. Spero che poi la sistemate voi. Se faccio una stronzata. No, guarda, lasciamo su così, bolla. È più vero, scusa. Oddio, c'è un altro pallino. Taglia. Quindi vedi quanto è fondamentale la pulizia? Tanto.
possiamo dire a mani basse che è meglio di Mischilla, Lazza, Frasca sicuramente. Ah, ci tengo la mia macchinina, infatti c'è un altro puntino, però fa niente. Oddio, bolla, via. Bolle, adoro le bolle. Vorrei farvi comunque notare, questo materiale qui è il famoso J Ultra Jet, quindi il nuovo materiale di APA. La semplicità con cui le bolle vanno via, cioè ovviamente è anche merito dell'artigiano in questo caso, esatto, però esatto. La pellicola fa veramente un buon 60-70%. Non parlare troppo presto. scherzo. Perfetto. Che capolavoro! Ragazzi, che capolavoro! Andiamo all'intaglio. Come tagliamo? Sulla carrozzeria, quindi c'è il rischio di andare a rovinare quello che è la base, il supporto della carrozzeria stessa. Attenzione, segui piano piano. Stai togliendo la vernice, ma va benissimo. Va benissimo. Ma dopo, cioè, se io inizio da qui, dopo, vabbè. Ops, cosa c'è qua? Va bene. Allora. Non sono stata brava. No, è fatto molto bene. A livello tecnico, ma a malincuore ti dico che probabilmente lo rifaremo, perché come vedi la pulizia non è stata... Allora, si è assunta qua, ma non si è assunta la New Martina, allora. È un sogno che sia vero. Va bene. Ho lavorato per niente. Ci siamo lasciati qualche giorno fa con la nostra Ilia, che è andata a wrappare il cofano della sua macchina. Dopodiché i lavori sono continuati ancora per qualche giorno e abbiamo completato la livrea sulla macchina. Io ora sono qui per presentarvi la Ford Fiesta edizione Badass. Ragazzi, ci siamo, oggi non avete Leo, avete me, quindi avete la ruota di scorta. Siamo qui per consegnare l'auto finita alla signora. A me, sì, sono molto agitata e vediamo cosa è uscito. Faccio io, fai te. No, beh, non lo so. Beh, i regali di solito li apre festeggiato, quindi. No, dai, non voglio insultare. Vado. Oddio! Non ci credo! Ma è la mia macchina! Com'è? Sto male! Sto male! Ah, c'è anche una sorpresa sul sedile passeggero. Sul sedile passeggero? Sì, qua, sì. No! Ma che cacchio! È personalizzata! Che bella! Come mai? È arrivata, non è fatto niente. Grazie! Ma si può indossare? Adesso tutte le volte che vengo qua... Cioè, adesso... Cioè... No, ma adesso io vado in giro, le persone... Mi guarderanno tantissimo. Quindi promossa? Sì. Anche perché la caratteristica di questa pellicola è anche vederla con altre luci. Quindi sotto la luce bella, mille sfumature, dovresti vederla anche con un po' di... con la sera. Allora. Quindi ci devo provare a portarla fuori. Andiamo. Vai. Adesso tu la vedi così, gira intanto piano piano. Ragazzi, come avete ben potuto vedere, la reazione parla da sé e come ci ha promesso all'inizio del video, la chiusura la farà lei. Ok,
Ok, qui puoi tagliare, vero? No, vabbè, ringrazio un sacco i ragazzi di Wrap Lab, sono stati gentilissimi, disponibilissimi. Lavorate veramente bene, regalate gioie, mi avete regalato delle bellissime emozioni. La macchina è stupenda, ragazzi, è proprio bella, è qui da vedere. E mi raccomando, iscrivetevi al loro canale e al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video.